Siamo qui a Voci nell'Ombra, dove lei è nominato per Resident Evil 2. E com'è stata l'esperienza del doppiaggio di questo videogioco? È stato interessante, ho lavorato con un bravissimo direttore di doppiaggio di videogiochi che si chiama Leonardo Gaio e abbiamo lavorato ascoltando molto approfonditamente l'originale, cercando di seguire tutte le sue intenzioni e cercando di prefigurarci gli scenari in cui il personaggio era collocato, perché forse non lo sapete, ma i videogiochi purtroppo si doppiano senza guardarli, soltanto ascoltandoli e vedendo la forma d'onda della traccia originale. Quindi noi dobbiamo fare affidamento su quello per cercare di ricreare le sue emozioni e contestualizzare le nostre battute. Quindi è un lavoro, se vogliamo, simile al teatro, in cui bisogna avere un po' di fantasia e tanta tecnica, perché comunque la traccia è quello che ci fa da guida, quindi dobbiamo stare nei suoi tempi, rispettare le sue pause, cercando di non rovinare il lavoro che hanno fatto prima di noi. Anche l'intonazione quindi segue Certo, la linea sì. d'onda. Tant'è vero che poi è una piacevole scoperta scoprire che tutto quello che hai doppiato immaginando un mondo poi ha quasi sempre riscontro nella realtà. Prima volta qui a Voci nell'Ombra come candidato. Come candidato, sì, ci sono stato una ventina d'anni fa come spettatore, sperando di salire sul palco. E incredibilmente, dopo quasi 20 anni, eccoci, per cui L'abbiamo è fatta. andata bene. Non è mai proprio il doppiaggio di videogiochi. Ma ci si imbatte nei videogiochi. Diciamo che l'attività dell'attore doppiatore coinvolge diversi campi, dalla pubblicità al documentario, al videogioco, a poi le serie e il cinema. E in alcuni casi anche voci ufficiali di radio, TV nazionali o quello che è. E quindi, diciamo, fra le varie specializzazioni di questo mestiere, perché rifiutare il videogioco, che è una cosa diversa, molto tecnica e anche un po' nerd, che a volte fa carino. Quindi ben volentieri, insomma.